Il governo passa in Parlamento per discutere tutta una serie di misure. Abbiamo dedicato giustamente l'estate a lavori parlamentari intensi su misure fondamentali per l'azzeramento del deficit nel 2013, per interventi che hanno riguardato anche le questioni della previdenza e tante altre tematiche, le questioni del lavoro, il rapporto con gli enti locali, i tagli alle spese pubbliche, centrali e periferiche per bilanci rigorosi. Il governo poi recentemente è stato in Parlamento, Berlusconi ha ottenuto appena la fiducia alla Camera dei Deputati giorni fa e adesso, alla luce di tutte le riunioni europee, sta ribadendo con un documento che poi sarà ovviamente reso noto in primo luogo all'Europa per un ovvio rispetto delle procedure, dei vertici che si stanno verificando e che credo scandisca con esattezza la valenza e la tempistica di molte misure già varate. Gli effetti che queste misure, soprattutto sull'azzeramento del deficit e su altri traguardi, dovranno conseguire ed altre misure di cui si sta ampiamente discutendo. Le procedure sono assolutamente corrette, conformi alle dinamiche internazionali, poi è ovvio che il Parlamento deve essere partecipe e coinvolto, come lo è stato in tutti questi mesi, dove i temi economici del risanamento dei conti pubblici hanno assunto la centralità anche attraverso la discussione e l'approvazione di importanti provvedimenti legislativi.